L'offerta vaccinale del primo anno di vita è molto ricca e varia, comprende tante vaccinazioni, ma mamma e papà, non vi spaventate, le affrontiamo una per volta. Innanzitutto il primo vaccino, quello che è considerato la prima vaccinazione in assoluto del bambino, è la vaccinazione esavalente e sappiamo che ha un enorme vantaggio perché con un'unica puntura intramuscolare noi diamo la protezione al nostro bambino verso 6 malattie in contemporanea. Cioè lo proteggiamo contro il tetano, contro la difterite, contro la poliomielite, contro la pertosse, contro l'hemophilus influenza B e contro l'epatite B. E c'è un altro vantaggio, è un vaccino che è offerto gratuitamente a tutti i bambini, quindi è importante vaccinare, è importante vaccinarlo in modo tempestivo, ovvero si inizia la vaccinazione al terzo mese di vita. Cosa significa? Che già quando il bambino compie 61 giorni di vita è pronto per essere vaccinato. Ecco, tante mamme e papà si chiedono, ma non è troppo presto? Non è ancora piccolo il bambino? Magari risponde poco? No, non è assolutamente presto, è importante vaccinarlo perché sappiamo che ci sono certe malattie infettive, vi faccio un esempio, quello della pertosse, che sono soprattutto pericolose in questa fascia d'età, per cui se noi lo proteggiamo, il nostro bambino, gli garantiamo di non prendersi una forma di malattia così pericolosa, così severa come può essere quella della pertosse, che lo può portare appunto a essere ricoverato in ospedale. La vaccinazione dell'esavalente viene poi ripetuta, ci sono delle dosi cosiddette di richiamo, delle dosi successive, cioè dopo la prima dose che viene fatta al terzo mese ci sono due dosi di richiamo al quinto e all'undicesimo mese. Il vaccino esavalente offre anche un altro vantaggio che può essere associata a una vaccinazione che non è obbligatoria come quella esavalente ma è fortemente raccomandata, che è quella contro lo pneumococco. Anche in questo caso appunto la stessa procedura, la prima dose al terzo mese, richiami al quinto e all'undicesimo mese, con il vantaggio appunto di poter essere offerta in contemporanea all'esavalente, ovviamente cambiando la sede anatomica. Mi spiego meglio, una vaccinazione da una gambetta, un'altra vaccinazione sull'altra gamba, però con un'unica seduta vaccinale, quindi con un unico appuntamento e vi dirò di più, da mamma con un unico pianto del bambino, si dà una protezione così ampia. Ci sono altre vaccinazioni che sono ovviamente consigliate nel primo anno di vita. Il bambino va protetto contro una malattia che, sebbene rara, è veramente molto pericolosa, che è quella della meningite. Noi abbiamo questa fortuna enorme di avere un vaccino che è sicuro e che è efficace e che può essere somministrato fin da quando sono piccolini, fin dal terzo mese di vita, che è il vaccino contro il meningococco B. Anche in questo caso ci sono delle vaccinazioni di richiamo, delle dosi di richiamo che vanno fatte e che vengono scadenzate in base a quando viene effettuata la prima dose di vaccino contro il meningococco B. E anche in questo caso il consiglio che do a mamma e papà, non tardiamo alla vaccinazione, non pensiamo che essendo una vaccinazione facoltativa sia meno importante per il nostro bambino, è veramente molto importante. Perché i casi di meningite da meningococco B sono soprattutto frequenti nei bambini sotto l'anno di vita, quindi prima facciamo il vaccino, prima lo proteggiamo. Altri due consigli molto rapidi, ci sono due vaccinazioni che è importante ricordare nel primo anno di vita, che sono quella vaccinazione contro il rotavirus. In questo caso è ancora più facile per il bambino perché non lo facciamo neanche piangere, è un vaccino che si offre per bocca, cioè viene dato tramite delle goccine che vengono date in bocca al bambino e per mia esperienza di mamma ma anche da pediatra non ho mai visto nessun bambino che piangesse nel momento in cui vengono date delle goccine in bocca. E questo può essere iniziato già a partire dalla sesta settimana di vita, è veramente importante proteggere il nostro bambino. E quando il nostro bambino è un po' più grande, quando ha almeno 6 mesi di vita, nella stagione influenzale non dimentichiamoci del vaccino contro l'influenza. L'influenza non colpisce soltanto gli anziani, purtroppo colpisce anche i piccolini, per cui è importante vaccinarli con i vaccini che abbiamo a disposizione adesso per i nostri bambini, che sono dei vaccini sicuri ed efficaci.